Intanto il contesto è un contesto segnato da sentimenti molto contrastanti. Siamo alla vigilia della passione e della morte di Cristo nel capitolo 14 dell'Evangelo di Giovanni e Gesù stesso sembra un po' incerto. Per un verso sembra ansioso di portare a compimento la sua missione, perciò di tornare al Padre, ma per un altro verso comincia a sentire anche il disagio di affrancarsi da quegli uomini, per lo più semplici, qualcuno perfino rozzo, con i quali però aveva costruito un rapporto di amicizia in quei 3 anni in giro per la Palestina. È Gesù stesso in qualche modo dentro un vortice di emozioni e perciò dice che c'è, che scomparirà, che verrà, che tornerà, proprio come quando siamo un pochino agitati dal punto di vista emotivo e non sappiamo neanche noi bene che cosa in realtà vogliamo. Ma in realtà qui più che di parlare della partenza di Gesù, si fa riferimento al ritorno di Gesù e non già al ritorno della parusia, quello ultimo, ma al ritorno oggi nell'esperienza dei credenti. E perciò questo contesto è un contesto che in qualche modo ci costringe a ragionare un po' sulla dimensione degli affetti, dell'amicizia, dell'amore. So che ci sono orecchie molto attente quando si toccano questi argomenti e dobbiamo lasciarci condurre per mano proprio dalla reazione degli stessi discepoli di Gesù che quando avvertono che sta per scomparire dai loro occhi cercano in qualche modo di capire qualcosa di più e nel capitolo 14 prima Tommaso, poi Filippo, quindi Giuda, non l'Iscariota, pongono a Gesù delle domande per cercare di capire: non sappiamo neppure dove vai e come possiamo conoscere la via, gli domanda Tommaso. E Filippo, nel tentativo quantomeno di avere una certezza che lo rassicuri di fronte al vuoto che produrrà l'assenza di Gesù, dice: Signore, mostraci il Padre. E Giuda, non l'Iscariota, conclude: Signore, per quale motivo ti manifesti a noi e non al mondo? Cioè, perché non lo fai in modo visibile, in modo che tutto diventi per noi più chiaro? Perché ci lasci nell'incertezza? Dietro queste domande è evidente, si nasconde il filo dell'amore che si è stabilito tra i discepoli e Gesù. Non possono accettare di perderlo. E se ci pensate, è sempre così. Pensate a quando uno perde la ragazza o a quando uno è mollato dal ragazzo. È un momento di difficile gestione. Si passa senza accorgersene dall'ira all'insicurezza, dalla follia alla depressione. È tutto molto maggiorato in questi contesti e in fondo la resistenza che i 3 discepoli fanno all'annuncio di Gesù è proprio un'espressione dell'amore di amicizia che li lega. Gesù sa bene che deve dare una risposta perché i suoi possano continuare a camminare anche quando lui non sarà più fisicamente in mezzo a loro. Questo è il contesto, è un contesto che è molto vicino anche alla nostra vita, perché pure noi siamo sempre dentro a un guazzabuglio di cose che hanno a che fare con il nostro cuore, che è una matassa complicatissima. E allora lasciamoci condurre da Gesù, che esordisce con questa espressione: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e verremo da lui e faremo dimora presso di lui. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, cioè il mio comandamento. In Giovanni i comandamenti sono solo al singolare, è uno solo, e il comandamento è quello dell'amore fraterno. Dicendo così, Gesù vuol farci capire che se è vero che chi lo ama e osserva la sua parola fa sì che Dio stesso venga ad abitare in lui, questo significa che l'esperienza dell'amore umano è, per così dire,
la strada maestra per percepire qualcosa di Dio. Dio non lo si trova in esperienze statiche o misticheggianti, lo si trova semplicemente nell'esperienza dell'amore fraterno. Non ci sono verticalizzazioni a nostra disposizione, c'è solo la capacità di poter vivere l'esperienza dell'amore. E la conferma sta in questa promessa che Gesù fa e che in qualche modo rintuzza Giuda, non l'Iscariota, che dice: perché non ti manifesti in modo visibile? No, se uno mi ama, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Solo l'amore è ciò che fa la differenza e riesce a distinguere il mondo dei credenti dal mondo dei non credenti. E però è un amore esigente quello che Gesù va in qualche modo rivelando, perché è un amore che comporta anche il distacco. Il distacco, che sembra essere la negazione dell'amore, per Gesù diventa invece la condizione perché possa in qualche modo continuare. E questo già ci dice una cosa che è molto importante, che l'amore non è una forma di possesso incondizionato, ma suppone il distacco, la distanza, che fa soffrire e come, ma è come il sale che insaporisce tutto. E poi il versetto 26 ci offre un altro spunto per concretizzare questo amore nuovo che è segnato dalla distanza, ma in questo caso anche da una nuova forma di vicinanza. Dice Gesù: ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà quanto vi ho detto. Il termine Consolatore, anche Paraclito, sta a dire l'avvocato, cioè colui che ci difende. Da che cosa ci difende lo Spirito? Ci difende dall'insicurezza di sentirci abbandonati a noi stessi, perché non c'è nulla di più devastante che sentirci insignificanti per colui, per colei che amiamo. E lo Spirito è il Consolatore che prende il posto del primo vero Consolatore, che è Gesù stesso. Quando Lui non sarà più in mezzo a noi, è lo Spirito che farà in modo che noi si impari e si ricordi. È lo Spirito che ci aiuta, anche a distanza di 2000 anni, a imparare e a ricordare quello che Gesù ci dice. Senza lo Spirito le parole che abbiamo ascoltato sarebbero una lettera morta, insignificante. Se invece questa parola è ancora in grado di suscitare in noi della reazione, anche emotiva, è perché lo Spirito è ciò che Gesù ci garantisce per tenere desto dentro di noi il desiderio di Lui. E questo Spirito è capace perfino di indurci ad una sequela vera, cioè a vivere fino in fondo il comandamento dell'amore. E quanto più lo si vive nel concreto, cioè lo si sperimenta, e tanto più cresce in noi la percezione della presenza dell'amore di Dio, perché è quando io faccio l'esperienza dell'amore, divento ancora più consapevole che quella è la strada che mi conduce a Dio. E infine il versetto 27 esplicita il dono che Gesù ci fa. Dunque se ne va, ci garantisce lo Spirito che ci insegna e ci ricorda, ma ci dona anche la pace. Dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non ve la do come fa il mondo. La pace di Gesù non è una camomilla, non è qualche cosa a buon mercato. La Pax Romana era un inciucio per trovare in qualche modo una forma per far stare tutti buoni e zitti, ma con la violenza. La pace di Cristo invece è qualche cosa che ci costringe a sentire perfino la lacerazione, perché la pace che porta Cristo non è una pace che fa terra bruciata delle difficoltà, delle contrarietà, delle resistenze,
ma passa attraverso tutte queste situazioni negative e però arriva al dono della pace perché porta con sé la vittoria di Cristo. E vorrei allora, se queste sono le parole che Gesù ci dice, cercare di riflettere con voi su tre cose che hanno a che fare con quanto abbiamo ascoltato e che, come avete intuito, hanno a che fare con l'amore. Mi colpiva l'altro giorno, care monache, di leggere una statistica secondo la quale nel nostro paese i single, cioè quelli che vivono da soli, sono ormai il 40%. Badate, non solo quelli che vivono da soli, ma anche quelli che sono dentro ad un matrimonio, ad un rapporto di coppia, ma con una mentalità da single, cioè da scapolo, diciamola in maniera più semplice. Che cosa si nasconde dietro questa diffusione virale della mentalità da single? La ossessione della ricerca di un amore romantico che non si arriva mai in qualche modo ad acchiappare e che perciò sposta sempre in avanti questo momento. Questa situazione ha forme diverse. C'è chi dopo una serie di esperienze la pianta definitivamente e si chiude a riccio sostenendo che ormai non è più tempo. Ma c'è anche chi in maniera quasi bulimica inanella una serie interminabile di esperienze, una dopo l'altra, una più diversa dell'altra, ma sempre con la stessa incapacità di legarsi veramente a qualcuno. E l'effetto di questa condizione è un po' quello che tutti noi cominciamo a percepire, una sorta di terreno umano che è diventato molto fragile. Ormai ce ne rendiamo conto, esistono i figli senza i genitori, esistono gli uomini che dormono in macchina, esistono le donne che escono per la tangente quando appunto tutto sembra in qualche modo decomporsi. Per qualcuno tutto questo è inevitabile, perché il mondo dei sentimenti è troppo irrazionale per essere dominato. Ma stando a quello che abbiamo ascoltato, questo tsunami emotivo non può lasciarci indifferenti, perché la maturità affettiva di una persona è ciò che decide della sua tenuta nel tempo, anche rispetto alle scelte fondamentali della vita. E che cosa significa maturità affettiva? Significa appunto superare questa mentalità da scapolo e prendersi a cuore qualcuno, cioè sentire la responsabilità per qualcun altro. In questo senso, i genitori non sono semplicemente i padri o le madri biologiche, ma sono tutti quelli, maschi o femmine, genitori o non genitori, che si legano a qualcuno, che hanno forte il senso della responsabilità verso qualcuno. E la maturità affettiva è proprio questa, quando non conta semplicemente se sto bene io, stanno bene tutti, ma se io ho qualcuno per il quale mi incaponisco, se c'è qualcuno oltre me stesso per il quale mi do da fare. È questa la scintilla affettiva che ci fa crescere, senza della quale rimaniamo degli eterni bambinoni, pur magari avendo dei grandi compiti nella vita sociale e perfino ecclesiale, pur avendo una nidiata di figli e di nipoti, ma rimaniamo sempre noi, da soli, chiusi dentro questo circolo vizioso. E allora mi pare che questa pagina del Vangelo ci dica almeno tre cose a questo proposito. La prima, Gesù conosce i sentimenti e le emozioni degli uomini. Gesù non è un maestro greco che come Buddha si siede apatico rispetto a quello che succede nel mondo degli uomini e delle donne. No, no, lui è il primo che sperimenta con una sensibilità profonda gli effetti dei rapporti, il tradimento, per esempio, perché è fino in fondo uno di noi e non potrebbe essere diversamente, perché solo se
così accade, egli è veramente umano, perché è proprio la dinamica dell'amore ciò che fa emergere la nostra fragilità creaturale, ma in qualche modo autentica anche quello che siamo. Senza questa esperienza rischiamo di essere dei robot che passano attraverso tutto, macinano tutto, ma non si lasciano coinvolgere. E questo perché oggi c'è una tendenza a distinguere, quasi fino a separare, il mondo dei sentimenti dal mondo della ragione. Oh, ben inteso, non sono la stessa cosa, ma, viva Dio, non possono essere creati come due camere stagne separate, per cui c'è prima il momento del sentimento e poi del tutto separato quello della ragione, o viceversa. Questa mentalità che relega i sentimenti a un affare privato è veramente ingenua, perché in realtà i sentimenti ci condizionano anche nel pubblico, nella dimensione sociale. Non è che possiamo tagliare a fette la nostra vita interiore. E allora questa giustapposizione tra mente e ragione dobbiamo invece riviverla alla luce proprio dell'esperienza di Gesù come qualche cosa che va integrata, perché voler separare, addirittura contrapporre, ci fa solo del male. Una domanda al riguardo. Adesso, per esempio, sto all'università, sto studiando, e riesco a capire che non è che c'è prima la laurea e poi il mondo dei sentimenti e delle relazioni, ma che le cose vanno insieme. Oppure tendo appunto a creare questa netta distinzione. Ho messo sulla mia porta il cartello chiuso per crisi affettiva, oppure sono ancora capace di guardarmi intorno agli altri, e non mi riferisco solo alla ricerca dell'anima gemella, ma anche proprio alla capacità, magari anche dopo un fallimento, un'esperienza negativa, di riprendere a lavorare insieme con gli altri. Perché ragione e sentimento vanno messi insieme, esattamente come il Maestro mostra in questa pagina così intensa del Vangelo di Giovanni. Secondo spunto di meditazione: Gesù promette lo Spirito. Quelli hanno bisogno di Lui in carne ed ossa, e Lui che fa? Promette lo Spirito come un altro consolatore. Ciò sta a dire che l'amore ha bisogno di altro e non può essere semplicemente circoscritto a livello fisico o semplicemente psicologico, ma l'amore deve in qualche modo entrare dentro la dimensione stessa di Dio. Perché dico questo? Perché anche qui c'è un rischio che oggi corriamo, quello di ridurre l'amore e la dimensione affettiva solo a una questione fisica. Allora, quando siamo adolescenti è una questione ormonale e quindi non ci si può fare nulla. Quando diventiamo più grandi è una questione appunto naturale, ma non si riesce mai a capire che non può essere solo una dimensione fisica, perché poi fatalmente diventa chimica e in qualche modo diventa meccanica. Ci siamo inventati perfino pillole di colore blu per cercare di risvegliare quello che è l'atavico bisogno dell'incontro. Ci sarà un problema, o dunque è tutto risolvibile dentro la sfera fisica, materiale, e neanche quella psicologica è sufficiente, perché la psicologia, che è evidentemente una scienza assolutamente importante, non va oltre il singolo che dentro di sé cerca di sbrogliare la matassa complicata del proprio cuore. C'è bisogno di un di più, oltre alla spirito, oltre alla materia, alla biologia, oltre alla psiche, ci vuole lo spirito, cioè ci vuole una dimensione ulteriore. L'amore perciò, come si dice, è eros, è filia,
ma è anche pneuma, è anche spirito. E che significa che è anche spirito? Significa che c'è bisogno di qualcosa che vada oltre, perché l'amore semplicemente fisico attrattivo ha durata molto breve, anche perché l'abitudine attenua le emozioni ed è per questo che poi si va sempre alla ricerca di altro, ma anche la semplice dimensione psicologica rischia di essere un incartamento su se stessi. C'è bisogno di qualcosa di più, cioè c'è bisogno dello spirito che allarga le maglie della nostra solitudine, perché questo è il punto, la solitudine con la quale dobbiamo fare tutti i conti. Io per prima questa cosa la avverto, perché è la solitudine, la molla che ci spinge ad andare incontro all'altro, ed è sana se la solitudine è vissuta come una dimensione del nostro essere. Diventa in qualche modo malata quando non riusciamo ad attraversare la nostra solitudine, e lo spirito ci aiuta, perché lo spirito ci fa sentire in compagnia, non semplicemente di noi stessi. Dice Papa Benedetto: chi crede non è mai solo. Ed effettivamente, se io non riesco a starmene anche da solo, rischio di essere un kamikaze. Chi non sa star da solo, è bene che non stia insieme agli altri, come chi non sa stare insieme agli altri è bene che non se ne stia da solo. Lo spirito allora è questa apertura che va oltre la semplice dimensione biologica o quella psicologica. La solitudine fa parte della nostra condizione umana, se non altro perché si muore da soli, ma chi crede non è mai solo. E infine Gesù dona la pace, che non va scambiata con l'apatia e la mancanza di sofferenze. L'amore ci espone: se non volete soffrire, non entrate in dinamiche di relazione importanti. Statevene col giubbotto antiproiettile, statevene sempre un passo indietro, cercate soprattutto di avere sempre rapporti protetti, e lo dico in senso metaforico, cioè rapporti in cui ciascuno mantenga sempre la distanza di sicurezza. Ma la pace che porta Gesù è una pace che in qualche modo ha a che fare anche con le disavventure del voler bene, con le fregature del nostro andare incontro agli altri, perché l'amore ha una cartina di tornasole, che è che i conti non tornano. Se i conti tornano, siamo più vicini al commercio che alla contrattazione. I conti, almeno in questo, non devono tornare. Ed è per questo che noi abbiamo bisogno come dell'aria rispetto all'amore, perché è finalmente un ambito nel quale non vigono le leggi matematiche che regolano tutti gli altri aspetti della vita. Per questo la pace che Gesù ci porta non è una pace a buon mercato, ma è il frutto di aver accettato le tensioni, i conflitti, le contraddizioni, ma con uno sguardo che va oltre l'immediato. Agostino, e concludo, che era passato attraverso tutte le fasi dell'amore, aveva anche avuto un figlio, e penso che da giovane, diciamo così, fosse stato piuttosto disinvolto, perfino nella preghiera, quando diceva: Signore, rendimi casto, ma non ora. Agostino ha scritto una frase insuperabile che ora siamo in grado di comprendere meglio e non in maniera superficiale. La conoscete già. Una volta per tutte dunque ti viene imposto un breve precetto: ama e fa ciò che vuoi, sia che tu taccia, taci per amore. Sia che tu parli, parla per amore. Sia che tu corregga, correggi per amore. Sia che tu perdoni, perdona per amore.
sia in te la radice dell'amore, poiché da questa radice non può procedere se non il bene.